Buonasera amici di Nova News 24. Al grande fratello VIP si continua a parlare di Antonino Spinalbese. Lui sbotta questa volta perché dopo la chimica artistica con Ginevra, Spinalbese ha detto in più occasioni di non essere assolutamente interessato alla sorella di Elettra e di averla messa alla prova subito dopo la squalifica della Geffina. Però all'inizio del grande fratello Antonino si è avvicinato a Gele De Donà, andando avanti per un mese con un'aria davvero di insistenza e un tira e molla che poi è andato via via scemando quando è entrata Oriana Mazzoli, con cui è giocato ovviamente sotto le coperte per poi mollarla con una scusa farlocca. Il comeback però a tempo determinato di Ginevra Lamborghini ha dato una nuova linfa vitale a Spinalbese, ma i giochi non sono andati come lui sperava. Infatti Ginevra, Jaele e Oriana si sono tutte coalizzate proprio contro Spinalbese e questo sembra proprio essere il momento no di Antonino. E da 4 giorni Antonino ha attuato il silenzio punitivo nei confronti di Jaele, ma oggi i due sono tornati a parlare per litigare. E infatti proprio l'ex di Belen ha fatto delle pesanti insinuazioni parlando di verità che potrebbero far fare una brutta figura proprio a Jaele. De Donà: come posso pensare di essere un tuo amico se dici certe cose di me? Io non ti sto prendendo in giro e nemmeno ti sto facendo male. Oriana invece mi stava mettendo in difficoltà per farmi del male e lo sai. Ah, dai ragione a lei e vogliamo parlare del tuo triangolo. Che cos'è che mi hai detto Jaele? Cosa mi hai detto? Nulla, vedi? Io vi posso mettere in difficoltà, ascoltami, io e te sappiamo la nostra verità. Se io parlo, tu fai una brutta figura. Quindi non provare a fare la furba, basta, mi avete tutti quanti rotto. Tu e Oriana, quella mi chiama pezzo di puntini sospensivi. Tu ti metti a ridere e poi mi dici che io sbaglio con lei e non parlare proprio con Oriana, ma vai a puntini sospensivi tu e lei. Le parole di Antonino ovviamente sono molto pesanti, molti pensano che si tratti di qualcosa che è successo sotto le coperte e forse sarà proprio così. Cosa avranno fatto Jaele e Antonino sotto le coperte? Ovviamente Jaele è un matrimonio aperto, è l'unico paletto per lei e il marito, è di non mettere in ballo sentimenti con altre persone, quindi anche se fosse successo qualcosa, diciamo, non ci sarebbe nulla di male dalla loro ottica e le insinuazioni di Antonino sarebbero solo insinuazioni. Questo ovviamente è quello che succede al grande fratello VIP, amici di Nova News 24. Se parlo fai una brutta figura. Le parole di Antonino, diteci cosa ne pensate, diteci cosa secondo voi è successo tra i due. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.